riflessologia e trattamenti olistici. Andiamo ad incontrare Iskra Petrova e anche l'Istituto Iskra, che porta il tuo nome. Esatto. Allora, quando parliamo di riflessologia, no, e trattamenti olistici, spiegandolo un po'. Allora, la definizione olistica della riflessologia è questa. La riflessologia opera sulle tensioni, su disarmonie energetiche, su disequilibri posturali, su tensioni e blocchi umorali e tessutali, attraverso mappe riflesse disegnate e stese su tutto il corpo. Io lo definisco un massaggio dell'anima. È Certo. quello che ci distingue rispetto agli altri operatori. Andiamo proprio a captare, a tradurre ed informare il cliente della difficoltà che ha il suo corpo nell'esprimersi, Certo. attraverso un dolore, attraverso un inestetismo e così via. Anche perché tutto, insomma, voglio dire, il mondo olistico c'ha una causa, no? C'è una causa-effetto e il nostro corpo in un certo qual modo lo riversa all'esterno, no? Perché se uno pensa all'organo più grande che abbiamo, la nostra pelle, È più e la nostra esteso. pelle si può anche allungare, perché può essere anche avere dei crampi, no? Avere, insomma, dei trattenimenti. Io penso anche al fattore della ritenzione idrica, no? Che anche quella è importante. L'edema, l'adipe, anche le problematiche di pelle, quali psoriasi, Certo. dermatiti, acne. Qui vediamo appunto il massaggio di un piede, no? Sì. E quel piede è un qualcosa che non parla, ma all'interno è una mappa, cioè l'esterno è una Ma mappa. anche dall'esterno, da una struttura delle dita possiamo definire il carattere, da una manifestazione attraverso un dorone, un callo possiamo rilevare delle disfunzioni Certo. metaboliche, possiamo veramente vedere tante cose, dal colore della pianta ai Non momenti possiamo emotivi. tradire, il nostro corpo parla e sa anche, ci sono esperte come appunto Iskra che riescono a decodificare, no? È quello. Quindi la differenza è sostanziale. Enorme, Quindi sia nella percorsi. formazione che nell'approccio e nella modalità, perché tanti mi chiedono: ma tu fai solo il piede? No, faccio anche il corpo, il viso e la testa. È Certo. proprio quello che è il bello della riflessologia corporale e facciale, e che proprio si estende. È uno dei pochi metodi che viene, diciamo, utilizzato, se non unico, il metodo Lucia Torre Cianci, al quale mi sono approcciata 17 anni fa. Allora, i vari percorsi ai quali possiamo accedere? Allora, percorso viso, percorso corpo, percorso per i bambini e percorso online. Bambini? Bambini, sì, molto interessante, mi sono specializzata quest'anno, dai 0 ai 20 anni. Nella 20 anni, insomma, voglio dire, la pediatria mi sembra fase arrivi fino ai 16, ma insomma, voglio dire, quindi. adolescenziale, che è la fase dove si crea e si consolida, insomma, la personalità, Sì, il carattere, il no? carattere, e quindi La lì stima, vengono l'autostima, eh. tantissime problematiche proprio a livello emotivo. E Quindi per quanto riguarda invece, hai detto online? online per le persone a distanza. Mi sono ritrovata nel corso della mia Pandemia? esperienza, anche della pandemia, ma anche prima, di conoscere persone che sono distanti e di rimanere in contatto e di provare comunque con le nostre parlate, chiacchierate a lungo, Immagino anche la respirazione, mi viene da pensare, assolutamente guidata, sì, no? e poi anche dei massaggi di autoaiuto. Anche Mi perché piace chiamarlo così. uno si può anche massaggiare da solo, imparando, ovviamente, no, sbaglio, cioè ci si Assolutamente. può, perché io dico che attraverso l'olistico si impara anche l'autocura, chiamiamola Sì. così, però effettivamente se uno ha un dolore, massaggia una parte del corpo. Ma anche prendersi il tempo necessario di Sì. soffermarsi, di capire: ecco, mi massaggio quel punto perché corrisponde a questo, Sì. Certo. e questo invece mi dice che tipo di emozione ho che in questo momento non riesco ad esprimere, detto in maniera più semplice. Qui abbiamo, come si chiama? Il Il diaframma. diaframma, scusa, non mi veniva, grazie. Cioè il diaframma quando si blocca, abbiamo questo respiro corto e basta. Poi blocca la parte superiore a quella Oh, ma se inferiore, si fa quindi questo massaggino un po' così, si riesce a liberiamo non solo la liberiamo. parte emotiva, ma anche
la parte anche fisiologica di intestino, urinaria e quant'altro. È un qualcosa che è molto lontano da noi, però effettivamente io dico sempre proviamo, no? Per capire le differenze, perché entrare in un percorso di questo genere poi con esperti che ci guidano può fare la differenza. Assolutamente, i clienti lo sentono, tant'è che quando poi mi mandano dei messaggi di feedback che chiedo sempre, ma anche per capire come si è mosso il corpo dopo il trattamento, mi dicono sempre, cioè non ha niente a che vedere con un massaggio tradizionale, cosa che io amo, quindi non è da, si fa diciamo, tutto, da discriminare, però assolutamente, però è diverso, assolutamente sì. Anche perché a volte si scopre di qualcosa di noi che non sapevamo di avere. E non si finisce mai di imparare. No, perché il corpo lo senti a volte che va via e non ti rendi nemmeno conto del perché, no? È bello scoprire, fare anche nuovi percorsi, essere curiosi e scoprirci sempre di più. Il tempo è quello importante. Quindi Iskra, ti troviamo dove? Ad Olmo, località Sant'Anastasio, provincia di Arezzo, perché ci vediamo in tutta l'Umbria, in tutta la Toscana. Esatto, all'interno di uno studio di yoga e pilates, si chiama Cirque du Physique. Sì. E abbiamo creato un progetto insieme proprio per dare, prenderci cura, esatto, delle persone a 360 gradi. E allora io ringrazio, ve la ripresento, Iskra Petrova, e abbiamo presentato il suo centro appunto di riflessologia e trattamenti olistici.